Oggi collezionare arte ha anche delle implicazioni di tipo fiscale. Che cosa vuol dire fiscalmente collezionare arte e quali sono i rischi? Bisogna collezionare sicuramente un'attività molto nobile per chi ama e ha una passione nei confronti dell'arte. Le complicazioni sorgono nel momento in cui alla passione si unisce anche un intento speculativo e quindi c'è il rischio che le plusvalenze realizzate sulle vendite delle opere d'arte possano essere attratte a tassazione. Quali sono le differenze e le peculiarità tra il collezionista d'arte e lo speculatore occasionale? Chi colleziona arte è sicuramente mosso da un intento, da un interesse artistico o culturale. Inevitabilmente la speculazione non gli interessa, a differenza dello speculatore occasionale che ha un intento fondamentalmente di lucro, di realizzare un profitto. I comportamenti che possono identificare e distinguere quest'ultima figura dal collezionista puro sono principalmente due: quello di acquistare arte nell'ottica di rivenderla e realizzare un profitto, oppure quello di compiere tra l'acquisto e la rivendita degli atti volti a incrementare il valore dell'opera al fine di conseguire comunque un profitto.